andando a Trento e vi porteremo nel museo di storia naturale più bello d'Italia, il Muse. Per arrivarci attraverso il quartiere delle Albere, un'ex area industriale della Michelin che qui produceva pneumatici. Oggi al suo posto ci sono 350 appartamenti, uffici, negozi e un parcheggio interrato, visto che l'area è pedonale. Che la spazzina è verde, come le imposte. Il progetto è dell'architetto Renzo Piano, che ha adottato la linea green del risparmio energetico e del basso impatto ambientale. Entriamo! Costo del biglietto 10 euro. La visita si inizia dai piani superiori a scendere. Il Muse è stato inaugurato il 27 luglio del 2013 e conta 12.600 metri quadri in 5 piani, più 2 piani interrati, e 2 anni dopo ha ricevuto una menzione come miglior museo europeo dell'anno. E adesso andiamo alle terrazze. Ok. Ci fate caso, lo skyline del Muse ricorda le vette delle montagne del Trentino. E d'impegno visitiamo i vari piani. 5 piani sono tanti, quanto ci vorrà? Tutti questi animali sono imbalsamati e morti naturalmente, come la balenottera che sta al piano terra e che si è spiaggiata sulle nostre coste nel 1995. Il colore nero dei serpenti e delle vipere aiuta questi animali ad assorbire il calore in ambienti molto freddi. Poi c'è lo scarafaggio che invece riflette i raggi del sole, quando si è a quote troppo alte fanno male. Questo insetto invece geneticamente non ha le ali, perché dove vive c'è molto vento e non conviene volare, è meglio camminare. Ci sono i pesci, grandi e piccoli. Ah, infine il mitico basilisco, il re dei serpenti che uccide o pietrifica con un solo sguardo. Andrea sta aspettando che il basilisco si muova da 2 ore e sta fermo, immobile. Finché non si muove, io mi muovo. Vabbè, io esco e trovo un orto! Bulbi e tante piante commestibili che servono per gli animali del museo e anche per la serra. Ora rientriamo al Muse. Ci fanno rientrare perché ci hanno fatto un timbro sul braccio, quindi possiamo entrare e uscire quando vogliamo e come vogliamo. Il museo chiude alle 7, ora sono le 3, abbiamo tutto il tempo. Rientriamo. E ora vi porto nello spazio. Pronti? In questa sezione, Cosmo Cartoon, ci sono dei rari fumetti, tra i quali anche Guerre Stellari, e tanti personaggi famosi. E poi gli immancabili Lego. Ma sapete che è questo? Amuro Re di Gundam. I buchi neri. E questo è Wall-E. Ma io devo decollare ora. Venite con me. Silence. Repeat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
e mentre veleggio nello spazio mi chiedo perché non ho scelto di fare l'astronauta. Come ammiro gli astronauti che hanno sfidato lo spazio e l'ignoto. E chissà dove arriveranno ancora. Devo dire che da quassù i nostri miseri affanni terrestri assumono un altro peso. È veramente un cambio di prospettiva. Almeno un viaggio nello spazio nella vita va fatto. Tornata sulla terraferma, eccomi sulle alte vette, in compagnia degli intrepidi scalatori che a rischio della vita si sono avventurati qui. Come questa squadra che nel 1954 è riuscita a scalare il K2, la seconda montagna più alta del mondo. E questi sono gli strumenti indispensabili durante le missioni. Questi invece sono reperti della Prima Guerra Mondiale, la cosiddetta Guerra Bianca, in mezzo alla neve, dove i nemici più grandi erano il freddo e le valanghe. Qui invece c'è la carota di ghiaccio. No, non si mangia! Serve a studiare gli strati del ghiaccio e i cambiamenti del clima nel corso degli anni, visto che il ghiaccio trattiene i gas atmosferici. La carota è stata prelevata in Antartide dai ricercatori italiani. E questi cubi invece sono proporzionali ai volumi di ghiaccio sulla terraferma. Questa è la foresta montana umida. E questo è il padiglione della serra tropicale visto da fuori. Si trova da 1200 metri di quota fino a 2000. Le piante sono sempre verdi e gli alberi possono arrivare a 60 metri. Più si sale in quota e più c'è umidità e quindi muschi e licheni. Questi sono papaglie. È un paradiso terrestre. E ora un bel salto indietro nel tempo dai nostri antenati. L'uomo di Neanderthal era un abile cacciatore e i primi resti sono stati scoperti nel 1856 in Germania. Poi venne l'Homo sapiens, cioè la nostra specie, col cranio più ampio e quindi predisposizione al linguaggio. Con il periodo neolitico inizia la coltivazione di cereali e allevamenti e nascono i primi villaggi. Poi arrivò l'era del ferro. Ed eccoci ai giorni nostri! Con pregi e difetti. E questo è un rilevatore di raggi cosmici che a occhio nudo non si vedono, ma ci attraversano tutti i giorni e sono prodotti dal Sole e dalle galassie. Mani bioniche e cuore artificiale. Questo è stato impiantato veramente, garantendo la vita ad un paziente per 1374 giorni, il periodo più lungo con un cuore artificiale. E questo è un vero cervello preservato a secco.
il telegrafo, cioè il nonno di internet e dei fax. E queste sono stampe 3D. Einstein, Beethoven, ci guardano! Se guardi fisso al centro, i lati girano. Questo mi piace tanto! Il volto riflesso crea un paesaggio. Misteri della percezione. Queste sono le onde elastiche che si propagano. Andrea sta scegliendo il nuovo materasso. Ma è comodo! E questo è comodissimo! Oh. Sembra facile. Ed eccoci nel Jurassic Park. Dal museo di Renzo Piano è tutto, noi vi salutiamo. Mettete ciao. Un mi piace. Se vi piace, se non vi piace, non lo mettete. Ti ciao.